Attention. Music. Experience. Mi chiamo Carlo Mascolo, sono un musicista che negli ultimi cinque anni ha girato un po' il Mediterraneo, il Sud America, gli Stati Uniti, raccogliendo un po' di esperienze musicali, soprattutto dal vivo, particolari e uniche. E dopo questo periodo sono tornato qui sulla Murgia, ad Altamura e anche a Gravina, e sto cercando di far sì che i miei amici, la mia comunità possa prendere consapevolezza di quelle che sono state le mie esperienze musicali, ma non in quanto solo come un'esperienza esotica, quindi andare a suonare in Colombia o in Palestina o in Marocco, ma anche perché penso che quando si ha un'esperienza bella si cerca in qualsiasi maniera o in qualche modo per farsi per condividerla anche con le persone con cui si vive quotidianamente. E da qui è venuta l'idea del Free Flow Festival. E l'idea di Free Flow mi è sempre piaciuta perché appunto altro non è che cercare di capire il flusso della vita attraverso la musica, cercando di utilizzare gli strumenti a disposizione, quali possono essere strumenti musicali, ma anche strumenti come la tecnologia, le relazioni umane, e cercare di avere più consapevolezza di essere parte di un flusso che va da una qualche parte, che in realtà nessuno sa. E quindi è un po' anche quello che si propone nella tipologia di questo festival, che è quella di suonare la musica improvvisata, creata al momento, una musica che esiste solo quando si fa, che non ha bisogno di essere replicata, anche perché non la si può fare. E questo è interessante anche perché il cosiddetto copyright, il cosiddetto diritto d'autore, decade, perché ogni giorno io suono cose diverse, però so cosa devo suonare, ogni giorno aggiungo alla mia musica un qualcosa in più. L'idea di questo festival che possa amplificare la sensazione di essere in un flusso, sia diciamo come musicisti, artisti, ma anche sia come esseri umani, perché diciamo, tutti diamo un contributo a poter vivere, poter fruire di piacere, poter fruire di arte, che è quello che credo che anche in questo periodo di crisi economica, credo che avere dei valori culturali solidi possano tranquillamente diciamo dare la possibilità di poter affrontare una crisi economica con la massima serenità. C'è stato molto coinvolgimento nel prendere parte alle improvvisazioni, ai suggerimenti, all'orchestrazione casuale, e anche a volte diciamo organizzata su carta, che sia Pedro Viegas che Marcello Magliocchi hanno suggerito a noi e soprattutto agli studenti. E poi, vista la intensità della musica che è venuta fuori, è stato diciamo il vero risultato positivo,
cioè che gente che si è conosciuta 5 ore fa è riuscita ad entrare subito in relazione, una relazione armoniosa, collettiva, di una espressività collettiva dell'arte, senza parlare, senza comunicare, senza utilizzare un linguaggio verbale definito, ma appunto utilizzando la spontaneità e l'utilizzo anche a volte consapevole dei suoni. Free Flow Festival. Let's go.